Siamo con il professor Alfredo Calligaris, laureato in medicina e chirurgia specialistica in medicina dello sport, è stato responsabile del centro studi e ricerche della FIGC. Allora, professore, c'è questo nuovo infortunio, grave infortunio, occorso a Guido Marilungo, ancora crack per il suo ginocchio destro. Ma come mai accadono così frequentemente questi infortuni e soprattutto queste ricadute? Beh, diciamo che fortunatamente non è che siano poi così frequenti, i crociati saltano abbastanza, ma quando vengono sollecitati in maniera impropria, non soltanto nel calcio ma in qualsiasi altra pratica sportiva. Sicuramente molto dipende da come è stata fatta la riabilitazione, sicuramente direi che l'intervento ormai è una prassi così standardizzata che credo che nessuno possa sbagliare l'intervento, che le strutture siano, diciamo così, ognuna, ogni volta quelle che l'atleta possiede, quindi voglio dire caratteristiche assolutamente personali, individuali, dove una volta va bene e l'altra volta può andare meno bene. È chiaro che un giocatore che rimane fermo 7 mesi, rientra e poi si blocca ancora, problema al crociato, altri 6-7 mesi, insomma anche l'aspetto mentale conta molto. Ma non è solo psicologia, purtroppo è realtà, è chiaro che uno si sente infastidito dal ripetersi, che non è però come una distorsione che può venire più e più volte. Una volta risolto il problema, normalmente osservati i tempi non dovrebbero esserci, evidentemente l'atleta non è ancora forse pronto per assumersi, diciamo così, carichi contingenti e però pesanti che comporta la partita con un terreno magari diverso dal solito, con situazioni anche, diciamo così, dell'evento traumatico particolari. Dopo aver avuto due problemi di questo tipo, due gravi infortuni come la rottura del legamento crociato, la carriera di un giocatore, seppur giovane, può risentirne? Penso in questo caso sì, più sotto il profilo psicologico. Uno quando si scotta con l'acqua calda ha paura anche della fredda, e d'altra parte quello che tiene insieme il ginocchio non sono quei due modesti, diciamo così, tendini interni, ma tutta la struttura muscolare che lo fascia, che lo accompagna nelle sue complesse articolazioni.